Bentornati sul canale, oggi commentiamo la liturgia del giorno 30 aprile 2022. Dopo aver celebrato ieri Santa Caterina da Siena, riprendiamo oggi un po' la lettura ordinaria della liturgia del tempo di Pasqua e abbiamo subito il testo di Atti 6:1-7 e subito vediamo che cosa. Vediamo la costituzione dei diaconi a fronte però di un problema all'interno della comunità. Come mettiamo insieme erano un cuor solo, un'anima sola con queste divisioni? Beh, lo mettiamo insieme con grande semplicità, perché quella esprime la tensione di tutta la comunità. Poi c'è il cammino storico, e nel cammino storico ci sono i problemi. I problemi ci saranno sempre, almeno su questa terra, ma vissuti e risolti nello spirito del risorto. Questa è la vera differenza. Ecco che allora si fa un discernimento e gli apostoli dicono: non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione. Oggi queste sembrano parole lunari, no? Facciamo tutto noi, non c'è problemi. Ecco, mentre qui c'è il segno della partecipazione e soprattutto dell'identità profonda, che cosa dobbiamo fare noi e che cosa possiamo tralasciare. Esprime anche il segno di fiducia nei fratelli e fiducia che è lo spirito che conduca la Chiesa. E questo, secondo me, è un bel passo da porre nel nostro rinnovamento e probabilmente anche nel nostro cammino sinodale. Invece il Vangelo ci propone un passaggio del capitolo 6 di Giovanni, poi ci introdurrà il grande testo del pane di vita, ma è un passaggio molto singolare. Ci fermiamo un attimo, lo ascoltiamo e poi lo commentiamo insieme. Dal Vangelo secondo Giovanni. Venuta la sera, i discepoli di Gesù scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare, in direzione di Cafarnao. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Dicevo, un passo abbastanza singolare, questa traversata, dopo un segno così evidente, così straordinario come il segno dei pani. I discepoli non hanno ancora fatto la traversata interiormente rispetto alla persona di Gesù ed ecco che mentre Gesù camminava sulle acque ebbero paura, ma egli disse: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca. C'è qualcosa che Gesù ha operato ovviamente di straordinario, ma che loro non hanno ancora messo dentro con la straordinarietà della persona di Gesù. Questo passaggio è un passaggio che in ogni percorso spirituale, in ogni vita avviene, gradatamente. Servono più passaggi, perché noi siamo molto lenti a capire, ecco. Però a un certo punto deve portarci alla vera fiducia nel Signore, quella che non viene messa in discussione perché succede una cosa piuttosto che un'altra. Allora lì sì che si cammina speditamente. Fin quando evidentemente, dice, lo vollero prendere, ebbero paura, vuol dire che ancora la nostra parte umana è protagonista un po' delle nostre decisioni e dei nostri orientamenti. È un cammino che non basta comprenderlo con la mente, ma bisogna comprenderlo col cuore. Quindi è un fare e un rifare, piano piano, a forza di fare e rifare, piano piano cambia l'atteggiamento anche nel profondo. Se volete un'immagine, come quando piove si bagna la superficie, ma prima che arrivi alle falde acquifere ci vuole del tempo. L'acqua deve fare un percorso per impregnare il terreno. Certo, a forza di acqua, a forza di esperienze importanti e positive, piano piano quell'acqua poi penetra nel profondo. È il passaggio che il Signore si aspetta anche da noi.
Abbiamo concluso anche questa seconda settimana di Pasqua. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo. Vi ricordo che alle ore 10 è in uscita il domenicale in formato extra large che ci presenterà la terza domenica di Pasqua. E poi per il resto vi auguro una buona e santa domenica. A lunedì.